Leggo una storia in 5 minuti. M Edizioni. Per primi lettori. Legge Chiara Orsini. La principessa sul cocomero. Testo di Stefano Bordiglioni. Illustrazioni di Chiara Nocentini. La regina di Tolone, tanto tempo fa, aveva un figlio buono, ma un po' tonto. Si chiamava Principe Ton di Tolone, ma tutti lo chiamavano Tontolone. Quando Tontolone fu abbastanza grande, la regina pensò che era ora che suo figlio si sposasse. Decise perciò di trovargli una moglie. Fece preparare dai suoi servi un bel letto morbido e sotto il materasso fece sistemare un cocomero. Poi organizzò una festa al castello e invitò una, due, tre principesse. Tutte restarono a dormire e tutte si lamentarono perché nel letto c'era qualcosa che dava loro fastidio. Ma nessuna provò a guardare sotto il materasso. Così la regina decise che quelle principesse non andavano bene per suo figlio. Poi, una sera, una ragazza bussò al portone e chiese ospitalità per la notte. Si capiva che non era una principessa. Comunque, la regina assegnò la stanza con il letto scomodo anche a lei. Il giorno dopo, la regina chiese alla giovane se avesse dormito bene. «Non riuscivo a prendere sonno», rispose lei, «perché qualcuno aveva dimenticato un cocomero sotto il materasso. Poi però l'ho tolto e ho dormito benissimo». La regina guardò il cocomero che era stato sistemato con cura sul pavimento e sorrise. Quella ragazza le piaceva molto. Le avrebbe chiesto di sposare suo figlio, Ton di Tolone, e di diventare un giorno regina al posto suo. Fine della lettura.